C'è una cosa che devi sapere. Niente nella vita è come credi. Forse ho solo sbagliato persona, forse... È solo una questione meccanica. Brutta troia! Oddio, scusa, non ti ho preso, no? No, ma allora sei tu, quello che si è ammazzato per amore. Beh, sì. Forse ho forzato un po' il destino. Giorgio, questa è... E un giorno all'improvviso, quando meno te l'aspetti, boom, boom, tutto esplode. La moglie non voleva lasciarla. Ludovico le dà tanto da fare. Chi è Ludovico? Il figlio. Poi speriamo che arrivi sto bambino, eh. E Ludovico? Passiamo loro a parlare. Di cosa parlate? Principalmente dello stronzo con cui sta. Però siete sicuri che state vivendo la vostra vita? Duro non ci ha dato fuori, fondente dentro. Ma sei impazzito? Non avete mai avuto voglia di cambiare tutto? Ma poi i figli che fanno la morale ai genitori, ma andiamo. Ah, anche a ballare gli ha insegnato. Io? La sensazione di non essere voi stessi. Io mi metto un'altra donna. Ho dovuto lasciarla e poi l'ho vista con lo stronzo. Mariti e mogli non vedono proprio l'evidenza. Dovresti esserle fedele e non tradirla con la prima che ti capita. Prima che mi capita, no, ma con la donna della mia vita, sì. E se poteste tornare indietro? Alessandro Gassman, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Valentina Lodovini. Queste sono le sue mutande. Qui viene soltanto il lunedì dalle 2 alle 3. Solo il venerdì dalle 3 alle 4. Da quando c'è Ludovico va un po' meglio. E chi è Ludovico? Ludovico? È un nome che va di moda. Basta! È una storia finita! Perché a volte nella vita... Oddio, che ho detto? Niente è come credi. Tu non hai visto, né sentito niente. Rosso! Respira profondamente. Non si preoccupi, poi dimenticano tutto. La donna della mia vita, un film di Luca Lucini. Ma Ludovico il cane l'hai chiamato? Ma vaffanculo.